prima vittoria di campionato dell'Ascoli contro il Bologna, che mai prima d'ora aveva perduto contro i bianconeri di Fabbri. Sin dalle prime battute si è visto chiaramente che gli ascolani puntavano al risultato pieno, due punti indispensabili per uscire dalle secche della bassa classifica. I bianconeri sono quindi partiti forte e al 29esimo sono andati vicino al gol con Moro, che 8 minuti dopo si è ripetuto chiamando Zinetti ad un difficile intervento. Eccolo. I bolognesi dal canto loro hanno cercato di contenere i padroni di casa per partire poi in contropiede. Eccoli in avanti con Paris. Sul finire del primo tempo sono stati comunque gli ascolani a minacciare la porta di Zinetti con Iorio più mobile ed estroso del solito. Il gol comunque era nell'aria, troppe le assenze nelle file del Bologna e prepotente la voglia di vincere degli ascolani, che sono andati in rete al 49esimo con Bellotto, che ha raccolto un preciso passaggio del rientrante Anastasi. Sull'1-0, vivace ma invero poco incisiva la reazione del Bologna, nonostante la generosa prova del debuttante Marchini. La verità comunque è che Savoldi non è riuscito a sfruttare alcune facili occasioni. Poi al 70esimo il colpo di grazia, Bellotto che indirizza in rete un preciso passaggio di Torrisi con la cortese partecipazione di Marchini. Il Bologna cerca il gol della bandiera, ma i ragazzi di Perani non hanno la fortuna dalla loro e sul finire rischiano il 3-0. Iori infatti a 2 minuti dalla fine centra un palo. Giusto così, il Bologna non meritava certamente 3 gol al passivo.